Siamo in compagnia del sindaco di Gagliano Castelferrato, Salvatore Zappulla, da poco eletto, solo 3 mesi. Sindaco, possiamo fare un piccolo bilancio su questo breve periodo? Beh, il bilancio in questo momento può essere solo provvisorio per tutta una serie di fattori. Intanto ci sono problemi di bilancio perché non abbiamo ancora contezza dei trasferimenti da parte degli enti preposti, per cui approntare un bilancio per il momento è difficoltoso, tuttavia nel mese di settembre vedremo di riuscirci. In questo momento noi abbiamo solamente, per quanto ci riguarda, preso il funzionamento della macchina amministrativa, che è abbastanza complessa, e chiaramente ci sono tutta una serie di novità in cantiere, a cominciare dalla soppressione delle province, per cui dobbiamo vedere come organizzarci, dobbiamo vedere per i comuni capofila e tutto il resto. Ci sono tutta una serie di novità per quanto riguarda la tassazione, ad esempio la TARES, dobbiamo approntare un regolamento, e ci sono tutta una serie di movimenti per quanto concerne anche lato rifiuti, le cosiddette SRR, per cui ci sono tutta una serie di lavori in cantiere che stiamo cercando di approntare al meglio. Avete già saputo della questione Eni per quanto riguarda le royalties, questo è un problema che ci ha interessato prioritariamente, perché Gagliano è uno dei comuni interessati per quanto riguarda questo fenomeno. Abbiamo incontrato le delegazioni dell'Eni e di Sicilia, e contiamo di incontrare anche i vertici della regione, delle commissioni, per vedere di risolvere questa problematica che è di fondamentale importanza per il nostro comune e anche per i comuni vicini. Ecco.